Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mancano ormai ufficialmente 7 giorni a Natale, quindi la corsa ai regali, alle commissioni, a tutto quello che prepara appunto il Natale è cominciata. Io devo ancora finire delle commissioni, che saranno appunto dei regali per Natale, però ci tenevo a farvi vedere alcune commissioni appunto che mi hanno commissionato come regali di Natale, e questo penso che sia l'ultimo video che farò prima di Natale, perché ovviamente poi da venerdì in poi ci saranno i bambini a casa e quindi delirio più assoluto, festa più assoluta, e quindi il tempo poi per realizzare il video sarà zero. Al quoto. Comunque è giusto così perché il Natale arriva apposta per festeggiare tutti e quindi soprattutto le persone e non le cose. Allora, vi faccio vedere. Allora, prima di tutto vi faccio vedere ancora due quadretti, due cuori, cuori famiglia che ho realizzato e che appunto andranno a decorare le case di coloro che me li hanno appunto commissionati, quindi diventeranno appunto dei regali di Natale. Allora, questo è il primo, spero che si veda. Sono mamma, papà e una bimba. Scusate la voce, non capisco, quando comincio a registrare il video mi passa praticamente, mi va via la voce praticamente. Spero che si riesca a vedere. Eccola qui. Cuoricino decapato, metti a fuoco, grazie. Ok, ci siamo. Spero che vi piaccia e spero che piaccia anche a loro. Allora, questo è uno. Poi c'è l'altro. Eccolo qua, un'altra famiglia. Mamma, papà e anche loro una bimba. Ho coperto il nome ovviamente perché per motivi di privacy, come si dice. Eccola qui. Mi manca ancora da fare i particolari degli occhietti per renderli più vivi, più sì, vivi, luminosi, insomma. È un dettaglio che però funziona. Che veramente funziona. Spero che vi piacciono. Poi devo farvi vedere Ah no, prima vi faccio vedere questa cosa, aspettate. Quella che vedete di sfondo, questa che vedete di sfondo, l'ho fatta io. L'ho fatta io con dei semplici barattoli. Questo era un barattolo delle pesche sciroppate. Questo era forse del pesto e questo tipo le olivette jasche, tipo una roba così. Li ho colorati con l'acrilico, prima li ho ricoperti con della corda e poi ho colorato con l'acrilico, tirando via poi quella che era la corda, aveva fatto degli interspazi e quindi il colore è penetrato e ha dato questo effetto un po' da frozen, come si dice. Poi li ho appoggiati su questo pezzo di legno che in realtà è un asse da cucina che mi si è letteralmente spezzata in tre parti, e con queste tre parti ho realizzato appunto delle decorazioni per la casa. E poi appunto l'ho decorata con delle palline, con delle piccole bacche, con delle piccole decorazioni che sembrano frosty, come si dice, congelate, quindi mi ricordavano un po' l'inverno. E poi all'interno ho messo questi lumini, chiamasi lumini, infatti non c'è un'altra parola per dirli. E quindi niente, questa poi sulla finestra fa un bellissimo effetto decorativo e, fra virgolette, non costa niente, come si dice. E a me piace tantissimo perché il fatto che io ho una decorazione così e nessun altro può averla uguale per me è fondamentale. Poi invece vi faccio vedere un altro regalo che mi hanno commissionato. Non ci sta neanche nella cosa. Eccola qua. Questa è una scatola porta bustine da tè. Aspetta.
Eccoci qua, scusate, ma ho notato un particolare che dovevo cambiare. Allora, questa è una scatola, porta bustine da tè, da tisana, che mi hanno fatto decorare. E io, cioè, la committente mi ha fatto un disegnino, io su questo disegnino ho realizzato appunto la decorazione. Non c'è niente infatti da spiegare, è tutto realizzato in Fimo, tranne questo centrino. Questa è realizzata in resina. Sembra del tè, della tisana, della camomilla, quello che volete. Il gattino ci si è immerso praticamente all'interno. Questo è sempre un cucchiaino fatto in Fimo. Queste gocce sono fatte di resina. Gomitoli sempre fatti in Fimo. E quindi niente, questa è la decorazione di questo porta bustine da tè. Quindi spero che vi piaccia e che spero appunto che piaccia anche alla committente. E quindi niente, io ragazze con questo io vi saluto. E, aspettate che lo sposto. Con questo appunto vi saluto. Come vi ho detto, penso che appunto un altro video non riuscirò a farlo prima delle feste, cioè prima delle feste, prima della settimana prossima, quindi volevo cogliere l'occasione per augurarvi buon Natale, buone feste, tanto 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 calore, tanta 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 gioia e quindi niente, io vi mando un grosso bacio. Vi chiedo se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su, aiutatemi a far crescere il canale che comunque abbiamo superato i 500 e ne sono contenta, perché sono contenta che vi piacciono i miei lavori. E poi seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e anche su Facebook, sempre come La Dolcezza Vien Guardando. Io con questo vi saluto un'altra volta, vi mando un grosso bacio. Ci vediamo il prossimo video e sicuramente il prossimo anno. Ciao!